Buongiorno dallo studio NTG. Oggi, 7 marzo 2020, tutti noi siamo al corrente di ciò che sta accadendo in Italia e nel resto del mondo. La diffusione del coronavirus, anche chiamato Covid-19, ha una grande velocità. Le scuole ed altri luoghi pubblici sono chiusi ormai da 2 settimane ed è grande la preoccupazione per l'esame di maturità. Quello che seguirà sarà un video diario girato giorno per giorno sino al perdurare di questa situazione. Ciao! Oggi parleremo di zone rosse. Dunque, il mio ragazzo e sua sorella sono venuti nel Ferrarese per salutare la propria famiglia e questa sera torneranno a Rimini. Probabilmente non li vedremo per 3 settimane perché sino al 3 aprile Rimini è considerata zona rossa dalla quale non si può uscire. Stavo pensando, come possiamo considerare questa situazione se non pensiamo ai contagiati? Infatti i miei parenti mi hanno appena chiamato per dirmi che mia zia è ricoverata nell'ospedale di Rivergaro col coronavirus da 1 settimana. Ciao! Il presidente Conte ieri sera ha annunciato misure restrittive per tutto il paese e inoltre le chiusure delle scuole sino al 3 aprile almeno. Buongiorno, sono appena tornata dall'ospedale per delle analisi urgenti e sono rimasta sconcertata dal fatto che quasi tutto il personale sanitario fosse completamente sprovvisto di mascherine e guanti per proteggersi. È stata dichiarata ufficialmente la pandemia dall'OMS, ovvero Organizzazione Mondiale della Sanità. Perciò ora si potrà uscire soltanto con un'autocertificazione per motivi di lavoro o necessità, per esempio andare a fare la spesa o andare in farmacia. Ciao! È passato qualche giorno dall'inizio della quarantena e non è ben chiaro se si possono fare attività di jogging. Io ammetto di concedermi ogni tanto una passeggiata in campagna giusto per stare un po' all'aria aperta. Di solito il sabato è un momento di gioia per tutti, invece oggi sono stata liberamente obbligata a sistemare degli scaffali che probabilmente attendevano il coronavirus da almeno 10 anni. Oggi ho salutato dal balcone il mio cuginetto di 3 anni e ad un certo punto si è messo a piangere perché voleva che salissi ad abbracciarlo. Purtroppo i piccoli non capiscono e soffrono almeno tanto quanto noi, perciò dobbiamo assolutamente aiutarli. Aggiornamento flash. Questa sera al telegiornale è stato detto che i morti sono più di 2.000 ed i contagiati più di 20.000, quindi la situazione si sta facendo davvero grave. Parliamo un po' degli studenti di medicina. Io mi chiedo perché ci sono 20 posti per entrare a studiare all'università, però in situazioni come queste dove l'Italia ha bisogno si fa male con le sue stesse mani perché non ha abbastanza ragazzi, medici, infermieri pronti per lavorare. Perché? Questa sera, con mia grandissima gioia, posso dirvi che mia zia è finalmente tornata dall'ospedale ed è guarita dal Covid-19 e mi sento immensamente fortunata. L'unica cosa positiva che ha portato il coronavirus è un po' di umanità e ci voleva. Ciao a tutti! In questo momento mi sento proprio di ringraziare tutte quelle equipe di medici che stanno lavorando contro il Covid-19. Io stessa sono una bagnina di salvataggio, quindi so cosa vuol dire mettere a rischio la propria vita per quella degli altri. E quindi il lavoro che loro stanno facendo è davvero importantissimo. Credo fermamente che l'Italia non fosse pronta per un'emergenza del genere. Penso per esempio agli eserciti. Loro si allenano tutta la vita per far fronte ad una guerra. E quindi secondo me anche la sanità dovrebbe essere altrettanto specializzata in casi come questi. Il mio appello allo Stato è questo, non dimenticatevi di noi giovani, dobbiamo diplomarci, dobbiamo discutere le nostre tesi, dobbiamo trovare un lavoro, siamo pieni di energie e sicuramente abbiamo tanto da dare al nostro paese, quindi per favore non lasciate che il coronavirus ci metta in un angolo. Questo è tutto dallo Studio NTG, vi ringrazio per aver guardato questo video diario, a presto!